Vi ricordiamo di leggere l'informativa sui rischi, perché l'attività di trading online è un'attività altamente speculativa e implica un rilevante rischio di perdita. Il documento completo sui rischi è presente su xm.com. La lezione di oggi rappresenta una lezione formativa e quindi non è una consulenza. Quindi non rientra nel campo delle consulenze. Ripeto, per chi si è appena collegato, il sito di xm.com ha messo a disposizione 100 posti per il webinar di Napoli il 28 di novembre. Quindi potete prenotare, tutto gratuito, avremo una giornata intera a disposizione per confrontarci. Il sito vtrading.eu, mentre vi dà anche, oltre quindi un supporto tecnico, vi daremo anche una versione del viewpoint gratuita a tutti coloro che saranno presenti al seminario Forex. Oggi parleremo di divergenze dell'RSI, un indicatore che abbiamo già presentato diverse volte, e allo stesso tempo come utilizzare le divergenze e i breakout su supporti e resistenze, e quindi sfruttare insieme queste forze importanti. Per quanto riguarda, qui abbiamo sbagliato la data, il 20, per quanto riguarda questo tipo di informazioni sul che cos'è l'RSI, come funziona, faremo quindi un piccolo riepilogo, ma naturalmente l'intera lezione è stata già trattata nei mesi scorsi. Quindi se qualcuno sta iniziando adesso a studiare il Forex e manca qualche concetto, quindi ha qualche lacuna, può utilizzare la chat qui presente per scrivere la qualsiasi cosa, informazioni, dubbi e altro, e siamo qui a vostra disposizione proprio per rispondervi, cercando naturalmente di darvi un chiarimento che vi sia sicuramente utile. Allora, innanzitutto, per breakout che cosa si intende? Si intende quando si rompe, quando il prezzo riesce a rompere, quindi break, quindi riesce a rompere, va fuori un certo livello, che può essere una resistenza o un supporto. Sapete, io sono un tipo molto pratico, mi piace andare subito sui grafici, andiamo a vedere assieme che cosa può essere questo breakout. Prendo un sottostante, quindi andiamo a vedere assieme cosa si può valutare come breakout. Cambio il time frame, lo metto in daily perché è più semplice nel valutarlo, e naturalmente la stessa idea, ecco, può essere trasmessa anche in H1 e altre tipologie. Allora, ad esempio, in questa parte del grafico si nota una forma, scusate, si nota una forma di curva che prima si muoveva al rialzo e poi si è praticamente girata al ribasso. Ecco qua quello che sto indicando. Allora, abbiamo una prima fase di trend rialzista, una seconda fase di trend laterale, una terza fase di trend al ribasso. In particolar modo possiamo pensare che dopo aver fatto un rialzo, il prezzo qui aveva trovato un supporto, ritorna in alto, quindi top, supporto, top, e qui c'era un possibile nuovo supporto che in teoria poteva spingere nuovamente i prezzi verso l'alto. In realtà è avvenuto ad esempio un qualcosa di diverso, cioè il prezzo ha avuto finalmente la forza di rompere e cambiare direzione. Quindi mentre prima era nettamente rialzista, adesso si è trasformato in un trend al ribasso. Quindi abbiamo avuto un cambio di direzione. Questo punto si chiama breakout del supporto di breve, abbiamo quindi un supporto in H1, un supporto dinamico che quindi si è rotto e ha scatenato, tra virgolette, le vendite. Vediamo altri esempi di breakout. Penso che il miglior modo per spiegare il breakout sia proprio quello di andarlo a valutare così,
Ecco qui c'è un'altra fase molto interessante di supporto, questa volta un supporto statico, quindi la prima volta il prezzo tocca e rimbalza, la seconda volta tocca e rimbalza, la terza volta ci arriva vicino, rimbalza e ritorna qui. Anche questa volta, puff, cambia direttamente direzione, da una fase laterale passiamo a una fase ribassista. O comunque, se questa potevamo indicarla sempre con una fase laterale e ribassista, continua a scendere con una forza maggiore. Anche questo punto si chiama breakout. Naturalmente, la prima domanda da farci è questa. In questo punto, ad esempio, come potevamo fare a sapere se il prezzo saliva o effettivamente scendeva come è successo in quest'altro punto? Ecco che adesso andremo a cercare di interpretare proprio questi punti per capire meglio come posizionarci ogni qualvolta succede un qualcosa del genere. Naturalmente il concetto di supporto e resistenza è un concetto molto semplice che abbiamo già spiegato e vorrei eventualmente ne approfitto per sapere chi presente attualmente in chat e non conosce il supporto e la resistenza. Così da magari rimandarvi a una lezione più approfondita, vi do poi il link anche dell'eventuale video. Ok, quindi tutte queste volte, ad esempio qui, guardate cosa sta succedendo in questa, in quest'altra fase. Ecco, ho zoomato. Ok. In quest'altra fase accade che il vecchio supporto è diventato una resistenza, ovvero un livello di prezzo che tocca e porta in giù i prezzi, ritocca e porta giù i prezzi, ritocca una terza volta, quarta volta, quinta volta. Quindi ha evidenziato questo livello, un punto importante che il mercato dal 15 di luglio al 31 luglio, quindi per circa 15 giorni, non è riuscito a rompere. Questa volta quindi non è riuscita a creare un breakout, ma si forma quindi una resistenza reale. Quindi anche in questo caso dovevamo valutare se ogni volta che toccava effettivamente il mercato voleva realmente salire sopra oppure no. Massimo, rivedrei volentieri supporto e resistenza. Benissimo, allora io faccio qui un piccolo riepilogo per non togliere tempo a tanti altri e poi magari Massimo mi scrivi in privato, ti mando il link dei supporti e resistenze. La mia mail qui non è presente, ve la scrivo subito, così la potete appuntare e magari mi contattate. Quindi supporto chiocciola ritrattinotrading.eu. Eccola qua. Così potete contattarmi e possiamo discutere di tutto. Ok, quindi andiamo a spiegare un attimo supporto e resistenza. Allora, per quanto riguarda il supporto, vogliamo intendere un livello di prezzo che dopo essere andato in giù non riesce più a essere rotto. Quindi che cosa accade ad esempio in questa fase? Il prezzo scende e rimbalza, riscende e rimbalza. Questo livello quindi possiamo chiamarlo supporto, cioè un livello che il prezzo non riesce a rompere al ribasso. Viceversa, si chiama resistenza quel livello che il prezzo non riesce a rompere al rialzo. Andiamo a vedere, ad esempio, in questa fase. Abbiamo due top, quindi il prezzo arriva e scende, quindi questo si prolunga fino a qui, quindi questo livello è un livello che si perfeziona in una fase di resistenza e quindi il mercato deve decidere se effettivamente voler andare su o no.
Questa volta, ad esempio, la resistenza, che è questa qui sopra, è stata debole e infatti ha permesso ai prezzi di andare in alto. Quindi abbiamo due figure diverse che hanno alternato il trend del mercato. La resistenza, quando è orizzontale, o anche il supporto, quando è orizzontale, si dice statico. Quando è invece obliquo, come ad esempio questa fase qui, è una resistenza dinamica, perché il prezzo arriva ad un livello dinamico per poi risalire. Quindi si chiama, scusate, supporto dinamico, non resistenza. Supporto dinamico, perché non è uno stesso prezzo che si porta nel tempo, come poteva essere la fase qui sotto o qui, ma è un prezzo dinamico che cambia col cambiare del tempo. Ok, fatta questa piccola parentesi di supporto e resistenze, torniamo ai valori attuali per vedere quello che succede fra che può succedere tra oggi, domani, sui grafici H1 e capire un po' delle cose che magari si possono sviluppare. Allora, il momento principale da valutare sempre è quello di partire da un grafico daily. Su questo grafico, vi ho sempre detto anche negli altri webinar, è un grafico che dovete sempre prendere in considerazione, anche se poi andate a lavorare su H1. E allora la prima cosa da fare, andiamo a tracciare supporti e resistenze. Allora, in questa fase di mercato, questo ad esempio è sterlino SD, naturalmente in chat potete chiedermi anche altri sottostanti, li andiamo subito ad analizzare. Io, sapete, lavoro in tempo reale, anche perché è quello che faccio ogni giorno, quindi non mi preparo assolutamente nulla, non ho bisogno di sotterfugi. Allora, qui abbiamo una resistenza abbastanza alta, lontana dal prezzo attuale, e un supporto che potremmo iniziare magari a tracciare in questo modo. Quindi il prezzo in questo modo, notate, oggi si trova in una fase centrale tra il primo supporto utile e la prima resistenza utile sul grafico daily. Quindi abbiamo una figura che non è proprio tracciato bene, eccolo qua, abbiamo una figura che ancora non ci dà molte informazioni. Andiamo a valutare un movimento su H1, ad esempio, c'è un movimento daily, intraday. Su H1, ecco qui siamo a metà, come vedete, del daily, quindi ci sono rimasti in automatico tracciati i livelli che ci interessavano di supporto e resistenza. Naturalmente quello che magari in questo momento possiamo fare è capire se in questo punto passato era opportuno valutare, ecco qua, un trend ribassista che riusciva, questo non, che riusciva a scendere ancora di più, ma questo naturalmente non lo avevamo prima. Sto cercando di tracciare al meglio, eccolo qua. Scusate un attimo, ok, quindi il livello che qui era presente sul daily ci ha creato il primo supporto. Nell'H1 c'era qualche numero che non mi quadrava, ecco qua. Ad esempio potremmo dire, quando il prezzo arriva vicino al primo supporto, quindi che è stato tracciato prima, è possibile che questo vada qui e scenda oltre? Allora andiamo a studiare questo livello con un indicatore che si chiama Relative Strength Index. Lo trovate in oscillatori, Relative Strength Index è la voce, o RSI abbreviata. L'impostazione che vi consiglio è la 16. L'impostazione classica è anche 14, ma ultimamente ho notato che la 16 funziona molto meglio. Con un livello di ipercomprato, ipervenduto 30-70 classico, andiamo subito a vedere che cosa crea.
In pratica è un oscillatore, quindi è un valore che si muove tra il livello di 70 e il livello di 30, quindi è una curva che prende in considerazione il movimento attuale rispetto al movimento precedente. Cosa vuol dire questo? Se la curva dell'RSI arriva vicino alle 30, si chiama ipervenduto, cioè una fase di trend che sicuramente ha portato il prezzo ad essere sui minimi e quindi da questo momento in poi il trend potrebbe sì continuare a scendere del prezzo naturalmente, ma potrebbe essere anche debole perché comunque ha già fatto un grande movimento ribassista. Non significa, attenzione, che da qui in poi dobbiamo comprare, anche se in questo caso è stato corretto, perché potrebbe essere difficile valutarlo, ma significa che da questo momento in poi effettuare un sell potrebbe essere un po' rischioso. Viceversa, quando il prezzo arriva sopra i 70 significa ipercomprato, cioè il prezzo è stato comprato, quindi è salito tanto, e a un certo punto magari smetterà di salire. Infatti qui, ad esempio, se avessimo fatto un sell in questo punto, cioè quando il prezzo inizia qui ad essere in buy, aspettate, lo disegniamo meglio, quindi in questo punto che è l'ipercomprato corrisponde a questo livello. Se avessimo venduto qui, quindi come erroneamente molti spiegano, è sbagliato, se avessimo venduto il prezzo invece continua a salire, tra l'altro si mantiene ancora alto, quindi siamo in netta perdita. Invece l'RSI ci indica che da questo momento in poi effettuare degli acquisti può essere rischioso perché magari il trend sta per finire. Effettivamente ha fatto una prova di strada e poi si è fermato. Tra l'altro sta scendendo l'RSI, quindi la forza relativa si sta esaurendo. In questo momento quindi abbiamo capito che sia la fase rialzista sia il ritorno sotto, al contrario, al ribasso, non era corretto perché anche da 70 in poi, in questo caso, non ha generato un ribasso. Quindi l'RSI, studiato con le rotture dei 70 e dei 30, può a volte darci dei buoni segnali, può a volte darci dei falsi segnali. Quindi, come potrebbe essere interessante studiarlo? Possiamo studiarlo con le cosiddette divergenze, che potete calcolarle in tutti i time frame, dal daily all'H1, eccetera. Andiamo a capire bene che cosa sono le divergenze, innanzitutto. Allora, in questa fase, vi spiego subito, c'è ad esempio un prezzo della sterlina che ha creato due massimi crescenti. Questo massimo è più piccolo di quest'altro. Quindi abbiamo un massimo crescente. Guardate cosa succede nell'RSI. Il prezzo, al contrario dell'RSI, non crea un massimo crescente in questo punto, ma un massimo decrescente. Quindi si è creata una divergenza, ovvero ciò che ci dice il prezzo è diverso da ciò che ci dice l'RSI. Tra le due configurazioni, la teoria e anche la pratica ci ha dato un riscontro importante, ovvero che andare a leggere l'RSI è sempre meglio di andare a leggere il prezzo. Cioè, in questo punto il prezzo ci ha detto una bugia, ha portato avanti un massimo che in realtà non era indice di trend al rialzo. Quindi il trader questa volta qui, se qui ci fosse stato un supporto, avrebbe deciso di tradare al ribasso, c'è una resistenza, avrebbe deciso di tradare al ribasso, cioè che avrebbe valutato che questa resistenza non sarebbe stata soggetta a un breakout rialzista, ma ad un pullback, e quindi avrebbe potuto aprire da questo momento in poi un trade al ribasso. Andiamo a vedere se ci sono altre divergenze che si possono sfruttare.
Ad esempio, qui avevamo due minimi crescenti e qui invece due minimi decrescenti. In questa fase il mercato quindi ci ha indicato un breakout del minimo precedente che in realtà non ha spinto i prezzi al ribasso. E chi ci dice in realtà che è successo questo? L'RSI, perché in questo stesso punto non ha creato un minimo, quindi doveva come minimo creare questo. Invece non è successo. Quindi da questo momento in poi il trader può essere più fiducioso in un trend al rialzo sulla sterlina, confidando sul fatto che l'RSI è crescente. Quindi le divergenze sono degli strumenti fantastici, sono degli strumenti intelligenti che nascondono, quindi cioè che riescono a svelare ciò che i prezzi nascondono. Il prezzo qui nasconde un falso minimo, perché effettivamente voleva cambiare tendenza. Quindi capite che gli RSI sono studiati in questo modo, sono potenti, sono molto importanti. Naturalmente questa stessa legge potete andarla a vedere sui grafici minori. Quindi se qui abbiamo questi livelli di supporto e resistenze, ma mi piacerebbe ad esempio andare a valutare altri livelli di supporto e resistenze. In questo grafico non ne abbiamo molti, magari andiamo a cambiare sottostante e così riusciamo meglio a capire. Allora, ad esempio, qui abbiamo una fase che si è realizzata, quindi una specie di resistenza dinamica. E un supporto in questo punto. Ok? In H4, in H4 ad esempio qui si può tracciare un altro supporto e un'altra piccola, una resistenza di breve. Andiamo in H1. E vediamo infatti che i prezzi sono tracciati in questi livelli. Allora, andiamo a vedere se esistono delle divergenze che potremmo sfruttare nel mercato e cercare di individuare quindi dei momenti di falsi trend. Zoomiamo ancora un po' e andiamo a vedere subito. Allora, in questa fase, ad esempio, AUD, USD H1 ha realizzato due minimi decrescenti, vedete? Questo, cioè scusate, due massimi decrescenti, oggi mi confondo facilmente. Questo massimo di periodo e quest'altro che è minore. Cosa è successo sull'RSI in H1? Il trend è al contrario, con due massimi crescenti. Quindi abbiamo avuto una figura di divergenza in H1 che ci poteva a questo punto intuire in su e giù in questo punto che il trend al rialzo era debole, quindi molto probabilmente potevamo iniziare a pensare che il prezzo non riusciva più a toccare un massimo e quindi potevamo valutare invece un ritorno verso il primo supporto e quindi andare a magari decidere di metterci al ribasso, quindi abbiamo avuto un momento di drawdown per poi tornare su giù. Anche questo è utile perché ci permette di evitare, ad esempio, una call una call, quindi un rialzo su questo viewpoint in verde, anche se il viewpoint in verde qui non si trada perché comunque non ci sono chiusure sopra il massimo precedente e già sono trascorse 2 ore dal precedente, quindi per le nostre leggi del viewpoint non si trada di altro perché non rompe il breakout, ma in ogni caso anche se fossimo stati un po' sbadati e se invece avessimo visto la divergenza avremmo avuto nuovamente quindi una forma di
di tutela di filtro. Tra l'altro sto notando che la stessa forma di tutela, guardate, era possibile anche evidenziarla in un altro modo. Tracciamo questi massimi crescenti e qui, guardate, non corrispondono questi massimi crescenti, ci sono anzi dei massimi e dei crescenti. Quindi in questo caso anche un H1 intraday avrebbe dato comunque il movimento contrario. Vado subito a leggere qualche domanda, nel frattempo andiamo anche a cambiare sottostante, o se lo decidete voi andiamo anche a continuare gli esempi su questo, non è un problema. Ecco qui il disegno preciso. Allora, Maurizio indica come fare la entry, come impostare lo stop loss, profit. Certo, queste adesso le andiamo a valutare, intanto andiamo a capire cosa sono le divergenze e come studiarle. Poi Marcellino mi domanda, conviene sui massimi o sui minimi? Non ha importanza studiare le divergenze. Certo, se una divergenza si presenta sotto il 30 o sopra il 70 è ancora meglio, quindi ci sono più valori che ci aiutano, ma quando queste si presentano anche al centro, diciamo tra il 30 e il 70, comunque nell'intraday possono essere abbastanza valide. Allora, fin qui vorrei capire se avete capito il concetto di divergenza. Emilio mi domanda una domanda interessante: quante volte le candele devono toccare un livello per inserire un supporto o una resistenza? Allora, tecnicamente bastano due punti per tracciare una retta. Quindi, ad esempio, qui ho tracciato il primo punto con il secondo, poi magari ecco, è capitato un terzo punto, ma non ha importanza, questo anzi è il punto dove andiamo a fare il trade. In questi due non lo facciamo perché non lo sappiamo che esisteva questo livello, qui invece lo sappiamo perché avevamo i due precedenti. Ciò che invece vi evito di fare, cioè vi consiglio di evitare di fare, è tracciare i punti con l'ultima candela. Quindi diciamo che tra i due punti l'ultimo deve essere almeno indietro di 2-3 candele, quindi deve avere un minimo di storia, almeno 2-3 candele daily, parlando di daily. Questo non è il caso, vediamo se riesco a farvi capire meglio. Ecco, ad esempio, questa vabbè, è una figura un po' laterale, ma se io volessi ad esempio tracciare questo massimo con il massimo di oggi, quindi ecco, cerco di zoomare, ok, quindi se io volessi tracciare questo massimo con quest'altro massimo di oggi e valutare una resistenza, per me è sbagliato, questo non vale perché oggi non vale, io devo tracciare un minimo o un massimo di almeno due candele precedenti, secondo il mio punto di vista. Quindi attenzione, quando tracciamo supporto e resistenza evitiamo di prendere dei punti molto vicini. Ad esempio invece può essere buona la resistenza dinamica tra questo minimo e questo altro minimo di 3 giorni fa, quindi andarla a tracciare così, questa la eliminiamo, quindi questa potrebbe essere una resistenza interessante dove potrebbe andare a muoversi, scusate, un supporto, oggi sbaglio con i continui, dove potrebbe andare a muoversi e salire o eventualmente rompere e andare giù. Vediamo qui se ci sono delle divergenze mentre siamo su questo grafico, vediamo se potremmo anticipare qualcosa. Allora, come detto, i prezzi hanno dei minimi decrescenti, dei massimi decrescenti, quindi vedete hanno massimi sempre più piccoli. E vediamo la RSI. La RSI no, cioè nel senso che in questa fase ha rotto una serie di una resistenza che qui non c'era, e sul grafico daily comunque è ancora abbastanza coordinato perché c'è stato qui un rimbalzo anche evidente. Vediamo sui time frame minori se oggi poteva essere tracciato qualcosa che ci indicava magari questo rialzo in H1.
Vediamo un po'. Allora, cerchiamo di tracciare prima sul grafico eventuali tendenze al rialzo o al ribasso. Quindi questa ad esempio potrebbe essere una tendenza, potrebbe esserci un'altra tendenza in questa fase. Ecco bene, non le sto tracciando al millesimo, anche se dovrei farlo. Qui avevamo una fase di resistenza che poi è stata rotta. Andiamo a vedere sull'RSI se effettivamente corrispondono le stesse linee. Ad esempio su questo punto c'era quindi una resistenza che anche qui è andata bene. Qui ad esempio invece c'era una divergenza, guardate, ecco, l'abbiamo trovata una. Qui il prezzo ha fatto un minimo rispetto al precedente. In relazione ai punti sopra avevamo invece una tendenza al rialzo, quindi questa divergenza in H1 per ieri pomeriggio poteva essere vista come un momento in cui il prezzo poteva cambiare direzione e quindi andare in alto. Diciamo che c'è stata una fase laterale difficile da interpretare, ma poi alla fine il prezzo è salito realmente. Quindi questa fase è interessante. Anche qui ieri potevamo provare una resistenza interessante. Adesso andiamo a leggere qualche altra domanda e poi andiamo a capire dove mettere take, stop e altro. Si può vedere il Nasdaq? Certamente. Andiamo a vedere il Nasdaq, l'XM lo chiama US30. No, scusate, US100, eccolo qua. Poi adesso andiamo al RSI, questo oscillatore può essere per l'azionario, certo Maurizio, puoi usarlo ovunque. Massimo, sì, può anche usarlo con le opzioni binarie, anche se è più difficile. Nei time frame inferiori 5, 15, 30 minuti va settato 14 o 16, Francesco. Allora, io lo setto sempre uguale, a 16 ovunque, anche se a mio avviso scendere troppo di time frame, già H1 siamo al limite, perché più si scende di time frame, più i segnali sono deboli e quindi falsi. Di solito vi disegno sempre io questo grafico, quindi per chi non l'ha mai visto vi faccio vedere una cosa. Allora, innanzitutto se mettiamo nell'asse quindi orizzontale il time frame, quindi 1 minuto, 5 minuti, 15, 30, H1, H4 e daily, ok? Quindi, e qui mettiamo un indice di affidabilità dei segnali o degli indicatori in generale, ok? Ecco cosa succede. L'affidabilità cresce al crescere del time frame utilizzato. Quindi, cosa voglio dirvi? Che qualsiasi cosa andate a studiare nel mercato, cercate di concentrarlo sui time frame elevati, perché sono i time frame che vi danno delle informazioni molto valide. Poi magari una volta trovata l'informazione del buy o del sell su 4 ore o sul giornaliero, scendete sui vari time frame. Ma se andate semplicemente alla ricerca diretta su un time frame piccolo, magari vi siete messi in una posizione contraria rispetto al trend principale, quindi potete rischiare di farvi male. Quindi attenzione a questo aspetto. Andiamo subito a capire l'US100, ovvero il Nasdaq, come si sta comportando. E allo stesso tempo ne approfittiamo per valutare anche, capire come impostare supporti e resistenze. Allora, come detto prima, la prima cosa da fare è studiare il daily, quindi un grafico che sia abbastanza affidabile. Allora, qui possiamo tracciare ad esempio la resistenza sui massimi di giugno, agosto, luglio
vedere che in questo momento, cioè 3 giorni fa, è stata rotta la resistenza, quindi c'è stato un breakout. Il breakout di questa resistenza ci era stato indicato dall'RSI, non mi sembra, perché l'RSI comunque era abbastanza uniforme con il trend che vediamo sui prezzi, quindi in questo caso l'RSI non c'era molto d'aiuto nel capire se qui si poteva verificare un breakout. Anche in questo momento quindi il trend si sta muovendo abbastanza bene. Quindi in questo caso che cosa c'è? C'è una conferma che effettivamente questo trend rialzista non ha motivo di fare un pullback perché non c'è una divergenza di bassista, quindi tutto è conforme, quindi vuol dire che questo trend magari è sano e che questo pullback non può esserci. Quindi se non riusciamo a fare il pullback, cosa rimane? Seguire il trend che è rialzista e quindi venga rotta quest'altra resistenza. In un certo senso però potreste dire, ma come potremmo a questo punto individuare un punto di ingresso quando non ci sono le divergenze? Beh, quando non ci sono le divergenze, naturalmente non possiamo studiarle o ricercarle obbligatoriamente sul grafico, quindi dobbiamo affidarci ad altri segnali. Se invece ci fosse una divergenza, vediamo se ad esempio sull'H1 oggi magari si è formata una divergenza, chissà, ecco sì, c'era una divergenza, allora guardate un po'. Qui abbiamo un trend rialzista tra il 15 e il 19 e l'RSI in H1 qui si indeboliva. Ok? Quindi nel momento in cui iniziamo a vedere questi indebolimenti, possiamo iniziare a capire quando tradare. Ok? Allora, se qui questa tendenza, quindi la possiamo iniziare a valutare da questo momento in poi, notiamo che questa tendenza potrebbe creare una divergenza, quindi ci dobbiamo aspettare adesso un trend al basso. Allora, che cosa si fa? Dobbiamo andare a studiare dei supporti come questi che potrebbero essere rotti. Quindi questo è il mio supporto. Allora, aspettate, facciamo così invece. Allora, questo è il mio supporto, andiamo a mettere in verde, ecco questo è il mio supporto, non so se vedete il colore, mettiamo più scuro, questo è il mio supporto, quindi che cosa faccio? Mi devo posizionare al ribasso quando il supporto viene violato, in questo caso qui, oggi, qui viene violato. Anzi, viene violata anche qualche candela prima, quindi qui posso iniziare a vendere. Qui vendo, vedo che la divergenza continua ad esserci, quindi vendo, mi metto uno stop appena sopra il massimo di periodo precedente, potrebbe essere su questo livello, perché quando entriamo qui il massimo precedente è qui, quindi indietro nel tempo, quindi il massimo precedente è questo. E qui attualmente potremmo essere in leggero guadagno, una ventina di punti. L'RSI continua a scendere, attenzione che sta per arrivare a 30, quindi potrei attendere che arrivi a 30 per chiudere la posizione. Oppure, secondo metodo, se metto qui, immaginiamo che entriamo qui alla prima candela che chiude il rosso sotto il supporto. Lo stop è di 12 punti, ok? Quindi il mio take deve essere di 24 punti, che effettivamente è già stato fatto. Ovvero, rispettare sempre la regola del money management, 1 di rischio e 2 di take. Quindi se rischio 10, devo guadagnarne 20. Se rischio 20, devo guadagnarne 40. Leggo qualche domanda, vedo che le domande sono aumentate.
Allora, rivedere stellino SD, CPU, finiamo qui. Allora, se traccio due RSI, una con 5 e un'altra con 21 periodi, e sul grafico una EMA 20 e 50 periodi, aspetto l'incrocio dell'RSI, lo stesso prezzo sia sopra o sotto la EMA, non è un modo per sapere se è bucata la resistenza dinamica. È un altro metodo tutto diverso che potrebbe avere una forma di validità, no? Però ricorda che gli incroci delle medie, così come abbiamo spiegato sempre, sono delle tendenze ritardate rispetto al prezzo attuale. Quindi magari qui, ad esempio, siamo entrati al ribasso, ma l'incrocio magari ancora non è avvenuto e quindi potrebbe rallentare un po' l'operatività, però potrebbe anche essere un buon metodo. Mario, ho perso 10 minuti di spiegazione. Sì, questo webinar è registrato. Massimo, per le binarie, giovedì avremo un webinar. Non è questo il momento, mi dispiace, ma qui siamo finanziati da XM, quindi XM che paga e non fa binari. Ok, altre domande? Andiamo meglio a capire dove posizionare stop e take, perché sicuramente ancora potremmo valutare. Allora, sterlina USD e Marco mi domanda US500, ovvero l'ST500. Andiamo a vederlo, vediamo se ci sono anche qui dei casi. Allora, qui io l'ho messo. Sul daily, al solito, possiamo tracciare una configurazione molto simile a quella precedente, come notate, abbiamo una tendenza che questa volta però forma una resistenza, guardate, che ancora non è stata breccata, cioè non è stata rotta, anche se in quest'altra fase c'era un massimo con un altro massimo che sembra aver rotto. Quindi siamo in una fase di indecisione. Questa fase di indecisione la notate anche perché le ultime tre candele sono praticamente molto strette rispetto a quelle precedenti, notate? Quindi questo significa che il mercato è in dubbio, sta cercando di capire se effettivamente andare su o giù, quindi qui potrebbe esserci un bel segnale da seguire per i prossimi giorni. Allora, su una configurazione daily, vedete c'è una certa convergenza. Quindi massimo di periodo, massimo di periodo, top, minimo, secondario, resistance anche qui. Quindi diciamo che siamo in una fase di convergenza totale. Cosa si potrebbe andare a valutare in questa fase? Che ad esempio l'RSI qui è stato violato al rialzo per ben due volte e dopo quest'ultima fase qui effettivamente si è avuto quindi una rottura dell'RSI con un rialzo. Naturalmente non è un segnale da seguire, però è un'indicazione che c'è una certa forza nel mercato nel voler proseguire il rialzo. Tuttavia questa forza da questo punto in poi è arrivata al culmine. Qui adesso arriva la decisione più importante. Che faccio? Rompo, vado in alto oppure ritorno in giù? Perché ad esempio qui c'è un supporto, quindi potrei tentare di andare al supporto, oppure magari stavolta voglio arrivare a oltre 2100 punti e andare in alto. È una grande domanda, una domanda importante che sicuramente tantissime persone in questo momento si stanno chiedendo. Allora andiamo a vedere sull'H4, sull'H1 se ci sono eventuali segni che potrebbero premonire questo tipo di trend. Allora, guardate un po', io già ho visto una divergenza, vediamo se qualcuno di voi riesce a captarla. Intanto cancello qui, vediamo se in chat qualcuno riesce a scriverla prima di me. Allora, notiamo qui dei massimi crescenti, ok, tutto a posto. Notiamo qui, anzi questi massimi potevamo prolungarli anche da qui, notiamo qui invece che nello stesso periodo ci sono dei minimi e dei massimi decrescenti. Quindi,
sta creando una divergenza. Quindi significa che tra il 15 e il 20, cioè oggi, si sta creando questa divergenza che ha sicuramente uno sfoggio ribassista. Quindi che significa? Andiamo a valutare qui un livello di supporto, potrebbe essere tracciato circa in questo modo, quindi supporto tra che cosa? Questo minimo e quest'altro minimo, quindi ancora non ci siamo arrivati, oppure un altro tipo di supporto, ovvero andiamo a vedere, ecco qua, una tendenza un po' più lunga e siamo abbastanza lontani, diciamo meglio, ok? Ancora un altro tipo di supporto potrebbe essere questo che è stato violato, un altro tipo di supporto potrebbe essere invece dettato da queste altre tendenze. Allora, andiamo a fare il riepilogo della situazione. Tutte queste linee che sono comparse sono supporti, significa livelli importanti del mercato che non facilmente verranno rotti al ribasso. Quindi sono tutti livelli che nel breve periodo potrebbero essere toccati. Quindi la divergenza ci sta dicendo questo. Attenzione, il prezzo tende a scendere, quindi la divergenza infatti si presenta, ma al massimo attualmente quindi è un percorso un po' ad ostacoli, dove quindi il primo punto di ingresso potrebbe, cioè il primo punto di arrivo potrebbe essere il primo supporto, che coincide quasi con il secondo, e l'altro potrebbe essere un po' più in basso. Come vedete spunta malapena. Quindi da qui potremo arrivare a qui. Quindi se questa divergenza continua ad esistere nel tempo, noi potremmo ad esempio decidere di vendere adesso 2028 punti, stop sul massimo di questo livello. Andiamo a vedere quanti punti sono. Sono 139 punti. No, scusate, sono 13 punti indice. No, 139 point o 13 punti indice. E da questo punto quindi andarne a prendere 26. Significa, guarda, su per giù qui. Quindi quasi sul supporto. Quindi che corrisponde quasi al primo supporto statico. Quindi io la farei questa operazione, sembra buona. Addirittura abbiamo la possibilità di arrivare a circa 35 punti, quindi un rapporto di 1 a 3. Oppure, secondo metodo, aspettare che venga rotta il primo livello di supporto. Quindi una chiusura effettivamente sotto 2024, e allora si entra ad esempio 2022-2023 punti, stop sempre di almeno 13, 14, 15 punti, quindi un massimo di periodo importante per evitare che giochi, tanto se la resistenza continua, quindi non dovrebbe fare nuovi massimi, e quindi andare anche qui a 30 punti di gain. Quindi il secondo mi imporrebbe 2-3 punti in più di stop e un take naturalmente molto più ampio. Se tuttavia durante il trade notiamo che l'RSI spara in alto, significa che non abbiamo preso lo stop loss. Ma anche se non avessimo ancora preso lo stop loss, ma l'RSI sale, allora chiudiamo la posizione e mettiamoci l'ordine perché sicuramente sta per cambiare nuovamente il trend. I supporti orizzontali sono più importanti di quelli con le trend line inclinate. C'è un minimo che potremmo. Allora, sono di equivalore secondo me, quindi devono essere tracciati un po' tutti. Molte volte poi capita che questi valori creano delle fasce che coincidono a tantissime altre precedenti. Quindi sono sicuramente importanti sia quanto quelli obliqui, cioè dinamici. Naturalmente più ne tracciamo, più
più è difficile poi andare a trovare un punto esatto, ma comunque sono livelli interessanti perché ci danno subito informazioni sul movimento. Ok, sull'US500 tutto ok, possiamo passare a sterlino USD che mi era stato chiesto da, non ricordo, non l'avevo letto, siete in tanti in chat, vabbè comunque, da Pio, ok, allora, esatto Pio, allora, sterlina USD. Allora, sterlina USD, andiamo a vedere, quindi sempre in daily, quindi in daily abbiamo un supporto importante, una resistenza di lungo periodo, un po' distante come dicevamo, quindi su H4 si nota qui una piccola resistenza intraday, e un supporto intraday, anche qui potremmo quindi andare a valutare questa fase laterale, però qui notiamo una divergenza. Ecco, vedete, c'è un massimo di periodo, poi qui addirittura c'è un'altra divergenza, questo è un minimo, c'è un massimo più basso e qui invece scende. Quindi molto probabilmente io mi aspetto una divergenza, no scusate, questa è una convergenza, scusate, ho sbagliato io, la divergenza era prima, adesso non c'è una divergenza. Perché i prezzi qui, allora l'RSI è decrescente, anche qui è decrescente, quindi abbiamo due figure uguali. Potrebbe formarsi una divergenza in questo momento, quando cioè vediamo un RSI che fa dei minimi e che in questa fase invece non ci sono. In questo caso, quindi, visto che qui sta scendendo, questa divergenza potrebbe crearsi, ancora non è detto che si sia creata, bisogna vedere cosa accade, ancora è presto, bisogna far passare alcune candele e poi vedere se effettivamente qui abbiamo un rimbalzo o meno, quindi è ancora presto da valutare. Naturalmente potrebbe essere il caso che se il prezzo non fa un nuovo minimo, quindi l'RSI qui ritorna su e si riallinea, quindi bisogna vedere un po' che succede. Sì, ma è un qualcosa veramente di rischioso, Marcellino, una divergenza un po' rischiosa, quindi aspettiamo un po'. Aspettiamo un po' perché allora io ho una visione ribassista su sterlino USD. Ancora per una decina di giorni, quindi molto probabilmente potremmo assistere a un ribasso, però ancora non è sano. Sempre da vedere se qui ho tracciato bene, perché molto probabilmente ho tracciato male, potrebbe essere invece una divergenza, ecco, andando a vedere così. Ecco qua, no, ancora non è tracciata bene. Comunque, vedremo nei prossimi giorni, se seguite il nostro canale, riceverete sicuramente anche queste informazioni. Domande? Allora, se non ci sono altre domande, io chiudo qui Webia, vi ringrazio per la vostra presenza, vi ricordo l'appuntamento al prossimo webinar, trovate qui, prossimo martedì,
Parleremo di un argomento molto importante, lo spread trading intraday, una strategia che ci sta facendo guadagnare da oltre 10 mesi, da 10 mesi che chiudiamo in costante guadagno, con oltre 2000 pips di guadagno. Quindi è una strategia che noi di WeTrading ci stiamo puntando tanto e sono sicuro che sarà molto importante anche per voi. E potreste essere interessanti a seguirla. Quindi vi invito a mettervi in contatto con me e il prossimo martedì andremo a vedere assieme questa strategia. Marco, a Napoli ci sarò proprio io a tenere le lezioni, quindi a Napoli ci vedremo sicuramente, quindi prenotate un posto, vi aspetto. Buona serata a tutti, grazie a tutti per essere stati qui presenti e ci sentiamo in questi giorni anche su Skype. A presto e buon trading.